L'apparizione della Madonna della Neve, il servizio di Daniela Bruni. Come ogni anno, domani sera all'Esquilino ci sarà la rievocazione storica della Madonna della Neve. Davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore prenderà vita uno straordinario spettacolo di luci, videomapping, musiche e letture con tanti ospiti illustri per arrivare alla mezzanotte con i fiocchi di neve che discendono dal cielo e imbiancano il suolo. La leggenda racconta che nel 358 d.C. un nobile patrizio romano e la moglie, non avendo figli, decisero di offrire i loro beni alla Santa Vergine per costruire una chiesa. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la Madonna apparve agli sposi indicando il luogo dove far sorgere la chiesa. Essi riferirono al Papa Liberio il sogno fatto da entrambi, scoprendo che anche il Papa aveva fatto lo stesso sogno. Egli si recò sul colle indicato, il colle Esquilino, e lo trovò, nonostante si fosse in piena estate, coperto di neve. Tracciò il perimetro della nuova chiesa, Santa Maria Liberiana, poi chiamata Basilica di Santa Maria Maggiore, seguendo la superficie innevata del terreno, e la fece costruire a spese dei nobili sposi. Il miracolo della Madonna della Neve a Roma è ormai conosciuto in tutto il mondo ed è considerato uno degli eventi più rappresentativi delle tradizioni della capitale.